Oh, ma guarda, Igor, sei venuto a trovarmi nel sogno? Scusatemi. Ah, sempre bello rivedervi. Il nostro padrone vorrebbe parlarti. Alzati in piedi ed ascolta attentamente, prigioniero. Hai liberato il cuore di una ragazza disturbata e l'hai salvata da un oscuro passato. Hai fatto un altro passo verso la tua riabilitazione. Stai facendo notevoli progressi. Qual è il prossimo potenziamento che mi doni, Igor, caro? Il nostro padrone sta usando parole di elogio nei tuoi confronti. Dovresti sentirti onorato. A proposito, sembra aver raccolto alcune curiose informazioni. La ricerca di una scienziata. Pare che qualcuno conosca quel mondo, dopo tutto. Inoltre, quella stessa ricerca è stata rubata e usata da coloro che sono guidati da malevoli intenti. Mi chiedo come questo possa alterare il tuo approccio nei confronti della riabilitazione. Ho proprio un brutto presentimento. Come già detto, non baderemo a spese nel cooperare con te. Permettimi di concederti un potere degno dei tuoi progressi attuali. Nuova quantità di persone? Nonostante possa contare sul mio aiuto, non abbassare la guardia, o potresti fare una brutta fine. Grazie. Sento che il mio legame si è rafforzato. Ma in che modo? Qual è il mio grande nuovo potere, Igor? Cosa mi hai donato? Non lo so. Ci rivedremo a breve. Non mi hai donato nulla. È ora di andare, prigioniero. Non mi hai donato nulla, Igor. Mi hai mentito. Maledetto. Oh, la madonna. Quanto è cresciuto all'improvviso. Il doppio. Era il 30 e è diventato 60. Sapevo che i ladri fantasma avrebbero trionfato. Non è vero. Sono riuscite persino a fermare degli hacker. Mi piace che agiscano senza svelare le loro mosse. Chi è che li criticava? Akechi? Facile criticare standosene con le chiappe al calduccio. Facile criticare quando non sapete nulla, vero people? Oggi tocca a Makoto e a Yusuke, giusto? Ancora non si vedono. Dove si saranno cacciati? Stiamo arrivando. Futaba, puoi aprire? Cosa? La porta principale. E perché? Non vieni anche tu, Phoenix. Siamo andati a casa di Futaba. Vuoi che ci incontriamo qui e non alle Blank? Non è più comodo? Non l'avevate detto. Sarebbe carino se tu scendessi in fretta. Fa un caldo infernale qua fuori. Demonio! A quanto pare ci troviamo subito da Futaba. Makoto è veramente determinata. Demonio è stato bellissimo. Demonio! E questo cosa sarebbe? Non farci caso. Che design all'avanguardia. Hai un gusto eccellente. Cominciamo, ok? Cosa c'è in programma? Vorrei intrattenere una normale conversazione. Dopotutto, queste sono le basi della comunicazione. Sembri sicura di te, sarà sufficiente? Sembri sicura? Sì, l'arte dell'oratoria è fondamentale quando sei il presidente del consiglio studentesco. Giusto. Cerca di non pensarci troppo. Oggi parleremo solo di argomenti quotidiani. E cosa intendi con argomenti quotidiani? Sai, cose come il cibo, il meteo. Bene, allora cominciamo dal cibo. Cosa ti piace mangiare, Futaba? Cibo biologico. Ah, non era esattamente quello che intendevo. Ah, che palle. Proviamo con un altro argomento. Parliamo del meteo. Ho sentito dire che questa ondata di caldo sembra non voler cessare. Boh, non sono stata fuori. Oh, giusto. Makoto è in difficoltà. È strano, non doveva andare così. A ogni modo, Yusuke, cosa hai fatto per tutto questo tempo? Magnifico. Tan tan tan. Squadra Ginyu. Alcune teste sono cadute mentre li spostavo, ma ho fatto in modo di riposizionarli in modo gradevole. Questa citazione non poco velata alla squadra Ginyu è fantastica. I miei bambini. Cosa hai fatto ai miei bambini? Sembreranno realizzati in maniera piuttosto approssimativa. Sembravano. Sono i protagonisti di Phoenix Ranger Neo Federman.
No, le teste di Yellow e Pink e Red è stata fatta a pezzi. È colpa di Inari. Inari? Come ladro è rivestita da volpe. Nel folklore giapponese alle volpe piace l'inarizushi, quindi Inari. Inari? Ah, avevo dato tutti la posa perfetta. Ci avevo lavorato così tanto. Non hai un briciolo di gusto estetico, Inari. Come osi rivolgere proprio a me tali parole? Inari! Accidenti, questa non è più una conversazione, è un litigio a tutti gli effetti. Già. Però almeno sta parlando, dai. Capisco, dunque la loro vessabilità ti consente di ricreare qualsiasi scena desideri. Victoria è ottima per le scene d'azione, mentre Neo ha la tuta più versatile, troppo figo. Affascinante, l'arte descrive un lampo di ispirazione. Il modellismo offre un piacere alquanto diverso. Oh, guarda un po', Futaba sta partecipando alla normale conversazione. Sembra non avere problemi a parlare con qualcuno se l'argomento è di suo interesse. Forse gli argomenti proposti da me non erano quelli giusti. Quindi mi basta fare questo? È un gioco da ragazzi. In tal caso dovremmo passare alla fase successiva. Che ne dite di portarla a vedere alla stanza di qualcun altro? Giusto, non ha ancora avuto modo di uscire di casa. Questa sarà l'occasione perfetta. Non puntiamo troppo in alto. Saremo con te, non preoccuparti. Beh, in questo caso... Ho assegnato la giornata di domani a Dan e Ryuji. Non preoccuparti, ci sarà anche Phoenix. Posso indossare la mia maschera? Credo sia meglio di no. Chissà come andrà domani. Andrà ancora male, credimi. Ho la sera libera? Penso di sì. Niente male come prima volta. Certo, ha ancora molta strada da fare. Chissà tra quanto sarà pronta per la spiaggia. Per la spiaggia la vedo lunga. Cosa? La gente è esaltata. Tutti parlano di come i ladri fantasma hanno abbattuto Majed. Il sito di Mishima è inondato di commenti. Stiamo andando alla grande anche sui notiziari. Già, è tutta la giornata che non fanno altro che parlare dei ladri fantasma. Tutta la città è interessata a noi ormai. Allora, come sta chi ha aiutato ad abbattere Majed? Futaba-chan. Perché non rispondi? I miei Phoenix Wright sono quasi tutti sconfitti. Abbiamo parlato. Colpo di Yusuke. Non peggiorare le cose. Ad ogni modo, bene, ma non benissimo. E comunque un passo nella giusta direzione. L'obiettivo di domani è passare del tempo nella stanza di qualcun altro. Futaba ha una personalità difficile da gestire. Buona fortuna. Zitto, Inari! Bene, prossima volta tocca a noi. A domani, Futaba. Avremo così tanto da dirci. Oh, non vedo l'ora. Mi spaventa l'idea di Lady Anne e Ryuji che fanno squadra. Vedremo cosa succede e cosa riusciranno a fare. Chi mi vuole? Sono la mia bancarella e ho un lavoro per te. Interessante. Come sempre, tu sei la tua bancarella a farti i cazzi tuoi, però. Voglio lavorare. Questa volta dovrai raccogliere delle informazioni. Dovrai cavartela da solo, però. Io ho altre cose di cui occuparmi. Mi sta andando via la voce e non riesco più a fare una voce decente ai DY. Cosa vuoi fare? Vuoi passare del tempo con i DY? Passiamo del tempo con lui. Il tizio che devi cercare è un senzatetto, ma lui sa di che parlo. Lo trovi da qualche parte a Shibuya. Raccoglie informazioni sulle voci di un accordo clandestino e non destare sospetti. Io ho altre cose a cui badare, quindi facciamo affidamento su di te, ragazzino. Faccio affidamento. Quindi vorresti sapere qualcosa sul mercato nero, eh? Su internet puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno, giusto? O stai cercando di spingerti ancora oltre? Te lo leggo negli occhi. Chi ti ha mandato? Non posso dirtelo. Segui il codice d'onore, eh? Niente male per un ragazzino. Ok, mi comporterò come se stessi parlando da solo, ok? Non posso promettere che dirò qualcosa di utile. Un pezzo grosso della mafia di Hong Kong è venuto in Giappone, verso Capodanno. Sembra che sia successo qualcosa con un grosso investitore asiatico. Un affare da 100 milioni di yen. Un'operazione di questa portata potrebbe essere sulla bocca di tutti. Forse hanno affittato una sorta di locale di lusso per mantenerla il più possibile riservata. Non ho sentito nulla del genere, però. Ok, è tutto. Vattene. E questo non mi sembrava proprio parlare da solo, però.
Il tuo negozio è fantastico, come sempre. Bella merce, Wai. È bello sentirtelo dire, Tsuda-san. Scommetto che con modelli così realistici potresti iniziare una guerra. Davvero, sono pazzeschi. Ora devo andare, però. Eh? Benvenuto. Ok, Wai, prenderò un pezzo per ogni modello che mi hai mostrato. Mi serve un intero arsenale. Quanto ci vorrà? Dipende da quando arriveranno i pezzi. Alcune parti andrebbero personalizzate. In tal caso i tempi di attesa non dipendono da me. Dimmi, Mune, come si chiama tuo figlio? Kaoru, giusto? Esatto. Beh, se non consegnerai in tempo, potrei rivelare a Kaoru-kun il tuo piccolo segreto. Tsuda-san, ancora? Chissà come reagirebbe un adolescente scoprendo che il padre è stato nella Yakuza. Se le cose andranno male, potremo provare a vederlo di nuovo. Ok, il tuo ordine avrà la precedenza. Sei contento? Molto. Bene, sono impaziente di risentirti. Presto. Scusa per l'attesa, ragazzo. Maledizione. Quello è Tsuda. Già. Mi spiace che tu abbia assistito. Comunque, com'è andata? Hai scoperto qualcosa di interessante? Un affare da 100 milioni di yen. Oh, è così qualcuno ha fatto un affare grosso con la mafia di Hong Kong per 100 milioni di yen. Ed è successo intorno a Capodanno. Non mi sorprenderebbe se Tsuda fosse coinvolto. So già che va in giro a vantarsi di un risultato importante ottenuto più o meno dall'inizio dell'anno. Devi approfondire ancora per conto mio. Comunque, bel lavoro. Grazie alle tue informazioni potrò dare una bella lezione a Tsuda. Dov'è la mia ricompensa, però? Ti hanno mai detto che sei davvero esigente? Ok, un'altra volta, ok? Sono impaziente di vedere l'espressione di Tsuda. Erano anni che non mi emozionavo tanto. Ed è tutto grazie a te, ragazzo. Sei davvero utile. Beh, mi fa piacere. Il mio legame si è rafforzato. Pam, pam. Parabara pam, pam. Beh, oggi tornerò a casa presto e passerò un po' di tempo con Kaoru per festeggiare. Di nuovo, ottimo lavoro, ragazzo. Ora esci, forza. Il mio lavoro ha aumentato la mia perizia. La cosa bella di queste cose è che, sì, ci vorrà 4 di coraggio, ma bene o male ti ricompensa oltre che con della roba utile per le armi, con la perizia. Quindi è un do-des. Sì, che vuoi? Yo, sono io. Volevo solo avvertirti prima di tornare a casa da Kaoru. Mi hai dato delle informazioni, lo apprezzo sinceramente, ma ora Tsuda conosce il tuo volto. Potrebbe essere un problema serio. Sono d'accordo. Capisci al volo? Per colpa del casino di oggi, ora Tsuda sa che siamo legati. Quindi il trucchetto che abbiamo usato con Masa con lui non funzionerà. Beh, quel che è fatto. Se il tuo metodo non funziona, devi solo trovarne un altro. Penserò alla prossima mossa. Fino ad allora, non fare cose stupide. Se ho bisogno di aiuto, entrerò in contatto. Spero che tu sia pronto. Lo sarò, non preoccuparti. Anche se la mia voce per te piano piano continua a morire, nel senso... Ho fatto una voce sbagliata per i Wai, dovevo farne una un po' meno grave. Ah, mi sembri molto calma. Sono sorpreso. Pensavo che saresti fatta prendere dal panico. Beh, non ci sono clienti. Yo! Eccoci qua. Ah! Scusate il ritardo. Abbiamo perso un po' di tempo facendo acquisti. Non sapevamo cosa prendere. Quanti snack? Che avete in mente di fare? Beh, le vacanze estive sono il momento perfetto per starsene comodi nella propria stanza. Già, e abbuffarsi di snack è la parte migliore. Guarda che così diventi grassa, eh? Piantala. Ehi, dov'è Futaba? Grazie per essere venuti. Ehi! Per poco non mi veniva un infarto. Sei tu, Futaba? Sì, benvenuti. Ehi, perché quella cosa addosso? Abitudine. Comunque, cominciamo. Non so se ho afferrato, ma ok. Accidenti, mi sa che oggi sarà un'altra giornata turbolenta.
Davvero, era una cosa incredibile. Le ragazze non mi si staccavano di dosso. Ehi, non credete una parola di quello che dico, vero? Beh, stiamo parlando di te, dai. Non credo proprio che tu abbia mai fatto effetto sulle ragazze. Cosa dici? Concordo, come membro del sesso opposto non avverto alcun charme in te, Ryuji. E poi i ragazzi più ambiti non andrebbero in giro a vantarsi in quel modo. Forse dovrei farlo, dato che sono ancora giovane. Quei vestiti però sono molto scollati, eh? Ehi, almeno stai ascoltando. Non ha senso parlare ora di vestiti da sposa. Nessuno di noi è fidanzato. All'incirca, io ho detto di no ad Ann. Sì, non intendo sposarmi tanto presto. Per favore, possiamo cambiare argomento? Ma perché? In fondo Futaba se la cava bene a fare conversazione. Già, non si fa problemi a dire quello che pensa. A me sembra completamente normale. Non so cosa intendete per normale, ma se questo è normale, sono contenta. Pensavo fossi una mezza sciroccata, ma forse mi preoccupavo per niente. Anch'io sono sollevata. Di questo passo sarà tutto più facile. A proposito, cosa c'è in programma per domani? Che ne dite se proviamo a farla lavorare un po' nella caffetteria? È perfetto! Potrebbe iniziare a prendere confidenza con gli estranei. Ah, no, no, no! Stare nel locale a ora di pranzo è come la modalità ultra difficile per me. Non devi per forza interagire con i clienti. Magari potresti stare nel retro ad asciugare i piatti. Ci sarò anch'io, non ti preoccupare. Ci mancherebbe. Allora è deciso, faremo il tifo per te, Futaba. Un giorno la pagherete. Poverina. Vi odio tutti, perché sono amica vostra ora? Sono stati i ladri fantasma a generare quegli scandali. No, non credo che siano state usate lettere di sfida. Sai, tipo, risvegliare il cuore delle persone agendo nell'ombra. Sbaglio oppure ci sono stati molti più post da parte degli stranieri di recente. Forse dovrei lasciare anche una richiesta sul forum. Provateci, magari vi aiutiamo, chi lo sa. Notte torrida, come sempre. La nostra popolarità è alle stelle, questo dovete sentirla. Questa tipa carina dice che le piacerebbe uscire con un ladro fantasma. Ma non con te nello specifico, eh? Non mi sorprende, come membro del sesso opposto non avverto alcun charme in te, Ryuji. Non c'è bisogno che lo scrivi pure in chat. Ma che diavolo avete fatto oggi? Chiacchiere da ragazze alle blank, cioè più che altro abbiamo parlato mentre facevamo spuntini. Quindi per oggi ha completato i suoi obiettivi. Il prossimo passo è fare pratica in mezzo alla gente. Cosa? Cosa? Andrà tutto bene, Phoenix sarà con te per tutto il tempo. Vogliamo che cominci con calma, perciò il primo test consisterà nel dare una mano alle blank. Domani con te ci sarà solo Phoenix, buona fortuna. Lasciate fare a me, non preoccupatevi. Grazie per l'aiuto. Farai bene a mettercela tutta domani, Phoenix. Già, dovrò metterci molto impegno. Sembra che stia uscendo un po' dal guscio, forse la spiaggia non è lontanissima. E nessuno mi ha scritto? Incredibile. Vediamo se qualcuno è disponibile. Incredibile, ma no. L'unica disponibile sarebbe... I fumi. Devo andare nel memento, vero? Ma non ho abbastanza richieste, non ha senso andare per una sola. Ok, in questi casi cosa si fa? Si va in palestra. Oppure... Fermi tutti... Potrei continuare a leggere quel libro. E leggiamo per l'ultima volta lo spadaccino provetto. Va bene, io torno a casa. Vediamo cosa ha da dirmi questo libro. Un cuore fiero e fiducioso, la verità alla base del Bushido. Comprendere appieno lo spirito del samurai è utile, ma questo libro sembra piuttosto impegnativo. Già, è una rottura di palle sto libro. Hai finito di leggere Spadaccino Provetto. Sono sicuro che ora capirai molto meglio la forza d'animo di un vero maestro di spada. Che cosa ha aumentato questo? Vediamo subito la mia perizia. No, il mio coraggio. Ok. Beh, penso che dovremmo andare a dormire. Stare svegli fino a tardi non fa bene alla salute. Lo so. E un'altra giornata passò, e finalmente si lavora alle blanche. Oggi è il giorno in cui Futaba dovrà provare a dare una mano al locale, giusto? Sarà una novità stressante. Chissà cosa dirà Sojiro. È vero, non ci siamo solo noi, c'è anche Sojiro, è vero.
Vuoi che Futaba dia una mano nel locale? Non le ho mai fatto fare niente del genere, non si sentirà a disagio. Ci sarò io ad aiutarla, non preoccuparti. Non è come prendersi cura di un gatto, sai? Non preoccuparti, l'anno scorso ho finito le scuole medie. Lo prenderò come se fosse il mio primo lavoro estivo, non dovrebbe essere un problema. Beh, allora, che ne dici di lavare i piatti? Però non stancarti troppo, ok? Sì, capo. Noi stiamo cucinando e lei lava i piatti. Ah! Ehi, tutto bene? Il solito capo, extra forte. Certo. Tieni d'occhio Futaba per me. Non ti agitare, mantieni il controllo. Non ti agitare. Non sono agitata. È una nuova aiutante part-time? Non perdi mai il tocco, eh? A quante stiamo, capo? Non è come pensi. In genere ti piacciono mature, giusto? Ogni tanto è normale vorrei qualcuno di più giovane. È come il Guatemala Piberri. La sua dolcezza acida è come una ventata d'aria fresca. Spiacente, oggi serviamo solo una miscela. Ehi, sveglia, datti una mossa e portagli il caffè, prima che si raffreddi. Ah, era lui. Io, ecco il caffè. Ma che diavolo. Ehi, Futaba, non ti avevo detto di non farti vedere con quel dannato affare addosso? E sii più gentile quando porti il caffè ai clienti. Ecco il suo caffè, signore. Ah, grazie. Visto? Sono stata brava. Sei andata alla grande, levati quell'affare, hai sbagliato tutto. Levati quell'affare. Ma mi protegge dal vapore. Futaba che parla con un cliente. Maschera a parte, devo dire che sono stato colpito. Allora è vero che le persone possono cambiare. Sojiro, vuoi che ti porti un altro caffè ai clienti? Via la maschera però. Ah, ci devo pensare. Io pensavo che era lei che... con sto caffè tremante. Lo rovescia addosso al cliente. Qualcuno qui ha condiviso delle informazioni sulla nostra vera identità? Manco per sogno! Perché questa domanda? Ho sentito qualcuno in città sostenere di essere un nostro conoscente. Girano tante voci false. Ehi, almeno siamo abbastanza famosi da spingere la gente a creare delle voci false su di noi. Potremmo anche finire sui giornali online, o magari in TV. Sì, se ci facciamo prendere. Beh, sì. A proposito, com'è andata oggi? Ho servito il caffè ai clienti. È stata brava. Grandioso, Futaba-chan! Comunque, è meglio che ti abitui in fretta. Non puoi essere un ladro fantasma se hai paura della gente. Farò del mio meglio. Futaba si sta impegnando molto. E poi c'è Ryuji. È come se non avesse un solo pensiero per la testa. Finirà sicuramente nei guai se continua così. Già, Ryuji è molto... indisciplinato. Maschera a parte, sembra molto più sicura di sé. Allora, Morgana, visto che abbiamo finito di leggere il libro, prima di fare qualsiasi cosa, andiamo un attimo a Jinbōcho. Il numero di libri qua dentro è... ha dell'assurdo. Mi sento emozionato e sopraffatto al tempo stesso. Benvenuto. E così è finito di leggere Spadaccino Sprovetto. Notevole, per uno della sua età. Beh, lascia allora che ti venda un altro libro. Scusa, sembra che ti stia mettendo alla prova. Oh, finalmente, eccoli qua. Li compriamo tutti adesso, così da non comprarli la prossima volta. Spendiamo un sacco di soldi. Ma una volta che li avremo letti tutti e quattro questi altri libri, ci sbloccherà un libro speciale che io non sapevo ci fosse. Quindi dovremmo prenderci delle serate libere per almeno leggere questi libri. Grazie, torna ancora. No, non tornerò, per almeno un bel po'. Per almeno... 8 volte. Dovrò occupare 8 serate per leggere dei libri. Oh, dannazione. Per fortuna che tornando a scuola, bene o male, abbiamo la possibilità del treno, della metropolitana, di leggere e di poter leggere in classe. Quindi magari riusciamo a semplificarci la roba. Quindi, chi è disponibile oggi? Posso... finalmente... È giusto, non ci avevo pensato. Fermi tutti. Torniamo finalmente a casa da Sojiro, che... Sojiro... è venuto il momento di aumentare il nostro rapporto. Se hai tempo, puoi aiutarmi a preparare la cena? Volentieri, Sojiro, volentieri.
Sento di potermi avvicinare. Oh, finalmente, Sugiro. Sono proprio contento. Grazie. Oggi viene anche Futaba a mangiare. Io preparo il curry. Al caffè, pensaci tu. Ma Futaba lo beve? Cioè, sì, l'ha bevuto, però nel senso lo berrà zuccherato o amaro? Ah, sono strapiena. Com'era il curry, Futaba? Delizioso. Di sicuro stanotte me lo sognerò. Ah, il sapore era come te lo ricordavi? Sì, mi sento una stupida per essermi rifiutata di mangiarlo quando ero ancora depressa. Ah, ma stasera danno il primo episodio di un anime che devo vedere assolutamente. Ciao! Occhi ben aperti quando cammini, ok? Niente distrazioni. L'ultima volta che sei uscita per una passeggiata sei andata a sbattere contro un palo. E allora tu, l'altro giorno hai sbattuto il piede contro il comò. Cavolo, sta per iniziare. Non sto nella pelle. Oh, al diavolo, ciao! Ciao Futaba. Oh, piccolina lei. Piccola. Ha detto di averlo trovato delizioso. E tu che mi dici? Non posso più farne a meno, ormai ne sono dipendente. Me lo dai a colazione, pranzo o cena? Davvero? Se riesci ad apprezzare l'unicità di quel curry, deve avere un palato davvero fine. Adesso però c'è una cosa che probabilmente farei meglio a dirti. Vieni, siediti, ti verso il caffè. Sugiro, che hai da dirmi? Su. Ricordi quando ti ho detto che la ricetta di questo curry è stata sviluppata da una mente geniale? Wakaba? Probabilmente ormai avrai capito che quel genio era la madre di Futaba, Wakaba. In altre parole, quel curry è l'ultima cosa che resta a Futaba di sua madre. Cosa? La conobbi quando ancora lavoravo per il governo. E questa è una cosa che ancora me incuriosisce. Che lavoro faceva Sugiro prima di aprire questo caffè? Una fonte infinita di grattacapi, sai? In lei la logica prevaleva sulle emozioni e conosceva la mente umana negli aspetti più intricati. Ero convinto che, le mie battute per rimorchiare fossero le migliori in città, ma con lei... nulla. Non era normale, eh? Era speciale. Ecco, pensa a Futaba. Wakaba era la versione adulta. Interessante. Era praticamente impossibile starle dietro. Ma gli uomini sono degli idioti. Passiamo il tempo a inseguire ciò che non possiamo avere. Wakaba ha rifiutato la mia corte infinite volte, ma ci fu una volta in cui riuscii a sorprenderla. E fu la volta in cui le offrii un piatto del mio curry fatto in casa. Il giorno dopo volle sapere tutto sugli argomenti e sul procedimento di preparazione. Poi, qualche giorno dopo, mi diede una versione scientificamente migliorata della mia ricetta. Era incredibile, aveva usato la mia ricetta come base, ma la sua era mille volte meglio. Da allora il curry divenne la specialità di Wakaba. Ovviamente anche Futaba ne andò subito pazza. Poi, dopo la morte di Wakaba, Futaba smise di mangiarlo del tutto. Associava il sapore al dolore della perdita. Pare che persino gli odori possano scatenare i ricordi. Ma quel curry era l'unica cosa che avevamo in comune, io e Futaba. Oh, Sugiro. Quando la presi con me, giurai che ne avrei mantenuto viva la ricetta finché Futaba non si fosse ripresa. Beh, sicuramente ne valsa la pena alla fine. Sì, quando ha detto che era delizioso, è come se mi avesse tolto un grosso peso di dosso. Stavo per dire dal petto. Anche l'idea di abbinare il curry a una buona miscela di caffè è stata di Wakaba. Sembrava introversa, ma era straordinariamente perspicace riguardo alle persone. Non le avevo mai detto della mia passione per il caffè, l'aveva intuito con un semplice sguardo. Fu allora che capii che era assolutamente fuori dalla mia portata. Non che avessi mai davvero avuto una possibilità, dopotutto aveva già una figlia, Futaba. Oh, quindi già vi conoscevate molto prima. Molti direbbero che soltanto del curry, invece è un incredibile concentrato di emozioni, quindi fa in modo di perpetuare la tradizione. E in questo momento Sugiro ci insegna a creare anche noi questo curry. O meglio, ci dice che questo curry è importante, ci dice questa cosa è importante, vedi di farlo bene. Beh, per stasera basta così, l'atmosfera si è fatta fin troppo melensa per qua dentro. E poi Futaba mi starà aspettando a casa, quindi è meglio che vada. Ricordati di dare una sistemata prima di andare a letto. E ricordati di chiudere. Ok, altra gentilezza aumentata. Grazie Sugiro.
Piripipi. Eccoci qua. Ehi, sono io. Hai finito di pulire? Sì. Futaba sta ancora guardando gli anime. Se è di buon umore, comunque, non è un problema. Vedendola così allegra, sono felice di aver continuato col carry di Wakaba. L'unico problema è quando lo vuole tre volte al giorno. Vabbè, oh. Ha bisogno di una dieta bilanciata, cioè, è un fuscello d'erba, poverina. Il problema è proprio quello, Futaba sta ancora crescendo. Con lei devo essere severo, deve mangiare pasti bilanciati e assumere le vitamine che il curry non può darle. Buttale nel curry le vitamine. Ma, ehi, l'espressione sul viso di Futaba, quando assaggia quel curry, lascia stare. Il curry sarà anche la portata principale, ma ogni tanto riesco a infilare della verdura. Giustamente. Cucinare può davvero essere uno sforzo d'amore. Ah, cavolo, parlo troppo. Beh, ci vediamo domani. A domani, Sojiro. Che antipatico. Spero che ladri fantasma li sistemino. Lo sistemino. Sarebbe fantastico. Perché non lasciamo una richiesta sul forum? Quella che c'è tutto chiacchiere, vero? Perché ce l'ha così tanto con i ladri fantasma? Vero, certa gente non capisce proprio nulla. Mentre voi che prima, oh bravi ladri fantasma, poi oh merda, quando è che agite? E adesso, oh bravi ladri fantasma. Andate a fanculo tutti, vi odio. Vediamo, i nostri piani di giornata, eh? Non abbiamo niente in programma. Sarà Futaba? Sono a fare spese con Makoto, appena finito arriviamo. Speravo di portare con noi anche Futaba. Non possiamo portarla già in mezzo alla folla, è ancora troppo presto. A volte è necessaria una terapia d'urto. Makoto non ha imparato niente da Eiko e tutto il resto. Che cupa che sei. Lo sai che prima o poi dovrai farlo, vero? Anche il vestito di Queen è cupo, avrebbe bisogno di un tocco di colore. Potrei occuparmene io se volete. Ti ci metti anche tu, Yusuke? Ehi, voglio partecipare, quando cominciamo? Stiamo parlando con Futaba, tu non c'entri. Nota, Anne dura con Ryuji. Non serve a notarlo. Comunque, preparati, stiamo arrivando da te. Il cuore mi batte forte. Che stanno tramando? Una serata, una giornata tra donne, forse? Lo spero, così almeno faccio i cazzi miei. Chissà chi sono davvero i ladri fantasma. Signorina, signorina, vuole che le rubi il cuore? È davvero un modo per provarci, è ridicolo. A quanto pare li conoscono anche oltreoceano, pazzesco. Vorrei poter far parte dei ladri fantasma. Non puoi, sfigato. Scusatemi, sono troppo duro con loro. Siamo già al quarto giorno, cominci a trovarti meglio con le persone. Non saprei dire. Le persone non cambiano facilmente le proprie abitudini più radicate. Beh, per adesso diciamo che hai fatto qualche progresso. Ah, smettila, mi stai staccando la faccia. Ma dove sono finite le ragazze? Chi si credono di essere per farci aspettare così tanto? Ciao. Vogliate scusarci? Perdonate il ritardo, ci siamo fermati in un negozio, ma non sapevamo cosa scegliere. Scegliere cosa? Un costume da bagno, ovviamente, per Futaba-chan. Un costume da bagno? Non ne hai uno, vero? No, ma... D'accordo, allora vediamo come ti sta. Adesso? Non puoi andare in spiaggia senza un costume che ti stia bene addosso. Sai, non resta molto tempo. Sì, però... Sapete cosa vi aspetta se provate a sbirciare, vero? Un pugno della giustizia. Oh, wow, ma è perfetto. Hai indovinato la taglia alla perfezione, Han. Incredibile. Lo so, hai visto? Ecco fatto, a posto. Ma cosa? Non copre quasi niente. È normale per un È normale per un costume da bagno. Vediamo, spostiamo queste un po' più a destra. Yeah! Spostarle? Devi proprio metterci tutta quella forza? Eh sì, ci vuole un movimento deciso. Ecco fatto, pronta. Wow, persino io sono colpita. Ah no, ho messo quadrato. Chissà cosa stanno facendo lassù. Le stanno facendo provare il costume, no? Che altro dovrebbero fare? Futaba in costume, eh? Potrei farne un ottimo quadro. Dovremmo chiedere il permesso a Makoto. Che ne pensate? Ottima idea, sei proprio un pervertito. Vai a chiedere, Ryuji. Io!
Appoggio umilmente questa mozione. Non esiste! Siete proprio dei bambini. Tu quanti anni hai, Makoto? Makoto, Morgana, cos'è tutto questo baccano al piano di sopra? Sentivo parlare di costumi da bagno. Sì, andremo in spiaggia uno di questi giorni. Le ragazze stanno provando alcuni costumi. Futaba che va in spiaggia. Non pensavo di poterla vedere così interessata ad uscire di casa. Bene, con il costume direi che siamo a posto. Ti sta anche una meraviglia, e non lo dico tanto per dire. Ora devi solo liberarti di questa schiena curva. Avanti, su con le spalle. Ah, va bene. Potrebbe darvi qualche grattacapo, ma spero proprio che possa passare dei bei momenti insieme a voi. Sì, ci pensiamo noi, tranquillo. Oh, suo giro che si preoccupa. Suo giro è troppo, bravo lui. Gli si vuole bene. Abbiamo i costumi, siamo pronti per la spiaggia. Manca solo che Futaba si prepari mentalmente. Posso farlo, credo. Forse. Allora non sei sicura? Sta zitto, Inari! Ah, ora sì che sembra di essere in vacanza. Comunque adesso che le acque si sono calmate, ho riflettuto un po' su alcune cose. Per esempio? I Raptus, la scienza psicognitiva, e l'individuo con la maschera nera. Mi chiedo cosa voglia. Dubito che agisca fin di bene. Detto questo, al momento non abbiamo abbastanza informazioni, dovremmo indagare ancora. Darò una mano anch'io. Possiamo parlarne un'altra volta, ho sonno. Ok, allora buonanotte. Futaba-chan, buona fortuna domani. Cosa facciamo domani? Il capo riponeva grandi speranze in noi. Dobbiamo impegnarci di più per aiutare Futaba a crearsi dei bei ricordi. Chi mi scrive? Ho sete di notizie, no? Tu hai sete di altro, mia cara. Vediamo se Sojiro è libero piuttosto che Oya. Sojiro! Ciao! Oh no, Sojiro non è libero. Uffa, triste ora. Ah, Oya tra l'altro non è neanche disponibile, è solo sete di notizie. Te lo dico io di cosa hai sete, bastarda. Palestra oppure libro? Scelta difficile, io opterei per il libro. Dai, va bene. Iniziamo a portarci avanti con la lettura di questi altri 1, 2, 3, 4 libri. Non mi dispiacerebbe avere il bonus già prima della battaglia con le gemelline, quindi se il gioco me lo permette io inizierei a puntare tutto sulla lettura. Visto che Sojiro non vuole uscire con me questa sera, leggeremo Chiamami capo. Va bene, io me ne torno a casa. Ciao Sojiro, buona serata. Leggiamo. Un vero boss sa ispirare rispetto. È difficile trovare gente che sappia fare questa cosa. Io ho avuto purtroppo sfortuna ad avere capi un po' brutti. Un boss dovrebbe mantenere la calma in ogni situazione. Neanche quello erano capaci di fare. Ah, non l'hai finito di leggere, bravo però. Questo libro lo stai divorando. Quel manuale sulla lettura rapida è servito davvero. Beh, fin dove sei arrivato? Non l'ho neanche finito. Restano ancora diverse pagine, lo leggerai un'altra volta. Forza, andiamo a dormire. Spero che le prossime volte siano abbastanza presto. Ella che sole. Dunque, cosa faremo oggi? Vediamo. Mangiamo insieme, come quando abbiamo mangiato l'hot pot, che ne dite? Sembra una buona idea, può servire a rafforzare il nostro legame di squadra. Posso farcela. D'accordo, io prendo una cola e un omelette con riso. Ah, la voglio abbondante, grazie. Vorrei la stessa cosa. Puoi pagare? Riesci a mangiarla tutta? Ma certamente, non vi è ombra di dubbio. Sono giorni che non mangio. Amico, ti sfugge qualcosa. Siamo qui per aiutare Futaba, non per svuotare il frigorifero. Prendo lo stesso, extra large. La madonna. Ah, ho mangiato un sacco. Wow, Futaba, impressionante. Concordo, il tuo appetito è una gioia per gli occhi. Non vado matto per le donne perennemente a dieta. Avete lasciato lì un pomodoro e una foglia di insalata. Mangiatelo, stronzi. Non ti conviene provarci con me. Che maleducata. Sojiro, aiuto. Potresti finirla.
Allora, che ne dici? Sta facendo progressi? Penso proprio di sì, sta andando bene. Ok, mettiamola così. Ehi ragazzi, vi faccio un bel caffè, offre la casa. Ma tu come fai a guadagnare? Forse hai più soldi di quanto tutti noi pensiamo, vero? Per comprare tutta quella roba futaba, effettivamente. Continui a offrire caffè e roba alla gente e non ti fai pagare. E io mi chiedo, come fai ad andare avanti? Forse hai più soldi di quanto pensiamo. Grazie. Io lo voglio iced cocoa. Credo intenda caffè freddo, niente di più. Anche tu non vai matto per l'amaro, vero? Iced cocoa anche per te? Sì, assolutamente, super freddo, grazie. Che pranzo vivace, è la prima volta da queste parti. Beh, ci sono solo due vecchietti moribondi dietro. Proprio divertente. Non so se era sarcasmo oppure no, però lo prendiamo per un sì, dai. Wow, oggi avete fatto niente, ragazzi. Ehi, cosa pensate che dovremmo fare per la gita alla spiaggia? Secondo voi potrà partecipare così presto? Beh, in effetti ha cominciato a parlare molto di più. Ha fatto molti progressi, se consideriamo in che stato era all'inizio. Che ne dici, Futaba? Pensi di poterlo fare? Magari domani? Domani? È troppo presto. Voglio prepararmi. Metticela tutta, non sforzarti troppo. Quando ti andrebbe bene? Non lo so. Dovrebbe andarmi bene dopodomani. Almeno credo. Allora andremo dopodomani. Però se non te la senti, faccelo sapere, Futaba, ok? Va bene, posso farcela. Adesso finalmente sappiamo quando finiremo. La spiaggia è dietro l'angolo. Già, sarà bello andare al mare. È sempre brutto stare in casa quando piove. Bene, ne abbiamo fatta di strada. Chissà come andrà domani. Chi mi scrive? Ancora Oya? Aiutami. Mi serve una mano, ragazzo. Passa di qui se hai tempo. EY, hai solo bisogno con l'aiuto o hai bisogno di aiuto? No, hai solo bisogno di aiuto con il negozio. Beh, visto che, appunto, non mi caga nessuno, continuiamo a leggere. Direi di iniziare uno nuovo, ma a sto punto finiamo chiamami capo. Già che ci siamo. Abbiamo quindi oggi e domani forse ancora libero. Beh, se riusciamo a tenerci libero anche domani, ti dirò che almeno ci siamo tolti quasi la metà dei libri. Un vero boss lavora per soddisfare le aspettative degli altri, più che per soddisfare se stesso. L'idea di capo che hanno in questi giochi, o comunque in un mondo astratto, è molto distante dalla realtà di cui ho vissuto io. Mi piace come suona la parola boss. Vorrei che qualcuno mi chiamasse così un giorno. Morgana è il boss. Ah, è stato interessante. Hai finito di leggere Chiamami Capo? Che c'è? Ti è venuta voglia di farti chiamare boss? Scherzo. Hai scoperto qualcosa sui boss e il loro gran cuore? Persino nella malavita c'è della gentilezza. Non lo so, Kaneshiro non mi sembrava proprio gentile. Però, chi lo sa. Beh, penso che dovremmo andare a dormire. Stare svegli fino a tardi non fa bene alla salute. Mi piace come Morgana mi fissa così. Miau. Morgana, ti si vuole bene alla fine. È domenica. Manca solo un giorno e domani tutti in spiaggia. Ehi, ci sei? Ti chiedo scusa, ma mi servirebbe una mano con i piatti. Lavare i piatti. C'è anche Futaba. Questo significa che non solo daremo una mano con il locale, ma daremo anche da fare da babysitter. Beh, prima si comincia, prima si finisce. E abbiamo passato la nostra giornata a lavare i piatti. Vuoi qualcosa, Futaba? Succo d'arancia, naturale al 100%. Va bene. A proposito, domani andrete in spiaggia, vero? Divertitevi, ve lo meritate. Dopo la faccenda del festival, cercate solo di non fare troppo baldoria. Festival? Ah già, non lo sai. Sono andati a un festival di fuochi d'artificio, ma si è messo a piovere. Non solo ha dovuto sgominare tra la folla, ma è anche tornato a casa a zuppo dalla testa ai piedi. Fuochi d'artificio, Voglio io i fuochi d'artificio. Salve. Oh, benvenuto. Oh, Futaba che scappa. Oh, tu sei... Vi conoscete? Un momento, non sei forse... Sono Akechi. Oh, sì, quello della TV e tutto il resto. Allora, cosa ti porta qui, Mr. Detective?
Questo posto è anche meglio di quanto mi aspettassi. C'è un'atmosfera magnifica. Non mi meraviglia che Sai-san me l'abbia consigliato. Eh? La procuratrice? Ho già detto a quella donna tutto quello che so. Non ho intenzione di dirvi altro. Oh no, non mi interessa. Sono qui solo per un buon caffè. Oh. E lei è... Oh, devi essere la figlia di Wakaba Ikishi. Ishiki. Cosa ti porto? Oh, faccia lei. Ci vorrà un attimo. Sembra che ovunque vada la mia presenza non sia gradita. Beh, ti metti a parlare troppo, succede solo qui, sorprendente. Non succede solo qui? Ti ho infastidito, le mie scuse. Pare che mia madre avesse una relazione con un balordo. La abbandonò non appena venne a sapere della gravidanza e mia madre morì per la disperazione. E questo che c'entra, scusami? A causa sua passai in affido da una famiglia all'altra. Ormai però me la cavo anche da solo. Oh... Ah sì, Majed. È curioso che sia stato messo al tappeto da un altro hacker. Non mi è chiaro se Majed sia stato sconfitto dai ladri fantasma o da un loro zelante sostenitore. Tu sei Futaba-chan, giusto? Sai-san mi ha parlato di te. Sembra che molti ragazzi della tua età siano fan dei ladri fantasma. Anche tu li ammiri? Lasciami in pace. Che c'è? Anche tu stai spopolando, Grand Detective Akechi. Grazie. Tuttavia, preferirei non essere paragonato ad individui come i ladri fantasma, se possibile. Buono sto caffè. Esatto. È squisito. Bevi questo caffè tutti i giorni. Sono terribilmente invidioso. Non immaginavo che alloggiassi in questo locale. Deve esserci un legame di qualche tipo tra di noi. Beh, te l'avevo detto che vivevo sopra un caffè, Akechi, no? Non saprei che dirti, solo una coincidenza proprio. E via. Purtroppo ti devo dire che concordo, Akechi. Siamo cari amici noi. Grazie. Penso che sia il destino a far incontrare le persone. È strano, ma parlare con te è molto stimolante. Beh, credo di aver trovato il mio locale preferito. Mi fa piacere, guarda, puoi venire quando vuoi, Akechi. Oh, Akechi. Conosci Akechi, quel tizio fastidioso? Ogni volta che lo vedo cambio canale. Non fa altro che rompere le palle. Impossibile che l'altri fantasma siano i cattivi. È disperato, mi fa pena. Madonna mia. E prima attaccano noi e poi attaccano Akechi. E poi attaccatevi a sto cazzo, dai, pubblico. Vieni fuori subito, sono fuori alle Blanc. Oh, a quanto pare non ho la serata libera. Guarda cosa ho comprato. Voglio accendere dei fuochi d'artificio. Ti va? Ne ho comprati un po'. Sei andata da sola? Sei andata con Morgana? Sono andata da sola. Ho incontrato Mona mentre tornavo indietro. Vado a chiamare Sojiro. Wow. Mi ero preoccupato, quindi ho deciso di seguirla. Però è riuscita a comprare tutto da sola. Direi che ormai se la cava la grande. E poi si è destreggiata bene con quel detective. Già, è stata brava. Sojiro, sbrigati dai. Stiamo per fare un festival di fuochi d'artificio. Aspetta, Futaba, fammi almeno spegnere la sigaretta. Sto morendo. Ehi, attenti con quel fumo! Attacco supremo doppio! Yeah! Mi stai sentendo! Ehi, il gatto dà fastidio al fumo! Tenete lontano le fiamme! Wow, questa era enorme! Guarda, Sojiro, guarda! Sì, però fai attenzione, ok? Vestate da ricordare, eh? Ok. Ora ne accendo 10 in una volta sola. No! Oh, Morgana che muore. Ah, mi considera una specie di giocattolo. Oh, forse ce l'ho la serata libera, aspetta. Grande, domani si va in spiaggia. Ho aspettato a lungo questo momento. Affidiamo a te la cura di Futaba, Phoenix. Va bene, sono preoccupato, non preoccupatevi.
Guardate che me la posso cavare anche da sola, eh? Vi chiedo solo di cercare di non separarvi in mezzo a tutta quella folla, ok? Non preoccuparti, ho già fatto i miei preparativi pensando a questa a quando succederà. Questo non mi fa sentire meglio. Vedi di tenerla sempre d'occhio, è difficile da soli, ancora di più se devi badare a qualcun altro. A ogni modo, sarà bello andare in spiaggia, finalmente potremo divertirci un po'. Ma tu, non hai paura di bagnarti o di sporcarti con la sabbia? Chi mi scrive? Sei libero oggi? Solo se tu... hai qualcosa da fare. Chihaya, che cazzo però, anche tu. Sojiro non è disponibile a Shibuya. C'è solo Iwai che non è disponibile. Ok, continuiamo a leggere allora. Ci stiamo dedicando tutto il weekend alla lettura. Fantastico. Allora, cosa leggiamo? Rivelazioni eroiche, come fare il Karakokuri e il Casanova spregiudicato. Casanova spregiudicato. Va bene, io me ne torno a casa. Ok, abbandona il pudore e ama con tutto il tuo cuore e tutta la tua anima. Oh, chissà se le tattiche di Casanova descritte in questo libro sono valide ancora oggi. Penso proprio di sì, Morgana. Il cuore di una donna è complesso, profondo e in continuo mutamento, come i colori del cielo autunnale. Wow, interessante. Oh, questo libro lo stai divorando, non l'hai ancora finito, vero? Restano ancora diverse pagine. Va bene, andiamo a dormire, dai, che domani si va in spiaggia. Yeah!